anche la distinzione. Buonasera, la gruppa di artisti Pini, quindi siamo venuti a guardare l'opera di Ugo Attardi, il mito che più volte è stato, diceva anche il professor Iacheo, raffigurato nei vari artisti mondiali. Vediamo come le figure sono state scolpite in questo bassorilievo del pittore, dell'artista, diceva in maniera perfetta, con tutte le caratteristiche che ha anche menzionato poc'anzi il professor Stefano Orga. Basti guardare come le figure, sia maschili che femminili, anche il bambino, sono ben evidenti: la barca a vela, il sole e la luna che sono alate, la barca a vela con l'asta che viene tenuta da Ulisse, con questo elmo a modo di astronauta quasi, e anche il gladio che tiene nella mano destra. Che dire, ancora una volta gli amici del Milano vi sorprendono con queste opere che vanno verso il futurismo, l'astrattismo, il figurativismo, e non finisce così, insomma, tra artisti e Pini e non, veramente gli amici del Milano vi sorprenderanno ogni volta. Buonasera al gruppo di artisti e Pini, al prossimo appuntamento.